Adesso vi voglio mostrare un breve documento filmato. Il signor Menotti Kossu ha studiato da solo, ha letto e adesso è presidente di un club non comune che ammette soltanto gli intelligentissimi. Lei è il presidente di un club che mi sembra molto esclusivo e forse anche un po' pretenzioso, il Club dei Geni. Che cosa occorre per diventare socio? Sì, io non lo chiamerei il Club dei Geni perché mi sembra un po' eccessivo. Per diventare socio bisogna fare un esame davanti a uno psicologo qualificato e il quale poi ci invia i nominativi di quelli che hanno superato un certo quoziente di intelligenza. E il quoziente valido per entrare nel Mensa è quello che supera il 98esimo percentile, dicono gli psicologi, cioè escludiamo il 98% della popolazione generale, il 2% è valido per entrare nel Mensa. Il 2% significa che una persona su 50 può entrare nella nostra associazione, quindi non direi proprio dei geni, una persona su 50 è un'intelligenza così un po' elevata, elevata, ma ci sono però anche problemi. Leonardo cosa avrà avuto di quoziente? Leonardo c'è stata una valutazione, credo, si chiama storiometria, si valutano tutte le cose che hanno fatto questi personaggi e Leonardo dovrebbe essere stato piuttosto su, diciamo sui 180-190. Il doppio di quello che occorre per entrare nella Nella nostra associazione ci vogliono 132 punti di una scala che si chiama scala di Kattel, scala di Kattel e scala di Wechsler. Senta, lei pensa che è possibile coltivare e sviluppare l'intelligenza per superare uno svantaggio fisico? È possibile coltivare le proprie potenzialità, certamente, sì, sì, sì. Io non ho lavoro, io sono un invalido civile e sono un autodidatta perché non sono potuto andare a scuola, ho studiato da me, ho lavorato da me, mi sono interessato di psicologia, mi sono interessato di economia, mi sono interessato di scienza, mi sono interessato di cose classiche perché mi piacciono, di musica, di tante cose. In questo club ci sono altre persone della sua condizione? In questo club non in Italia, ci sono persone della mia condizione, io so per certo in America, in Inghilterra, in Francia, sì, ci sono persone. Lei sta dimostrando che se si vuole si può riuscire. Che consigli dà a uno che si rivolge a lei per tentare di affermarsi? Per tentare di affermarsi? Non saprei dargli consigli specifici, dipende dalle proprie capacità, da quello che sa fare, da quello che ha saputo. Mi può citare il nome di qualche altro di questi geni? O di questi personaggi? Dei personaggi che fanno parte del Mensa, sì. Io le posso citare Clive Sinclair. Sinclair è conosciuto in tutto il mondo, l'inventore del primo calcolatore, del calcolatore tascabile, ce l'abbiamo tutti in tasca, un calcolatorino. Anche lui è nel Club dei Geni? Anche lui è in questo nostro club che io non insisterei a chiamare Club dei Geni. Grazie.